per l'estate. E questo mi rende molto orgoglioso, perché significa che sono riuscito a trasmettervi il concetto di allenamento come stile di vita. Con il caldo, si sa, c'è poca voglia di allenarsi, quindi ho pensato di proporvi un allenamento di solo 4 minuti, ma ad altissima intensità. Questo allenamento è meglio conosciuto come il Tabata Training e consiste in 20 secondi di allenamento ad alta intensità e 10 secondi di recupero. Noi oggi faremo questo allenamento preceduto da un breve riscaldamento per portare il corpo in temperatura e proporremo una sequenza allenante da ripetere 2 volte e in questo caso la prima volta, quindi la prima sequenza sarà ad alta intensità, la seconda sequenza a più bassa intensità, in modo che tutte le persone possano eseguire questo allenamento, poiché essendo appunto un allenamento intenso è adatto per persone esperte, quindi già un buon grado di allenamento. Allora, iniziamo, avremo quindi la sequenza da fare e partiamo con il riscaldamento. Portiamo i piedi sotto le anche, braccia lungo il corpo e iniziamo con la circonduzione delle spalle. Quindi porto le spalle in alto, le chiudo dietro e le spingo in basso. Accompagno il movimento con la respirazione, quindi inspiro nella fase di salita ed espiro nella fase di discesa. Cerco di ampliare sempre di più il movimento, in modo da liberare bene l'articolazione della spalla. Portiamo le mani ai fianchi, solleviamo il ginocchio in alto e apriamo verso l'esterno. Cambio la gamba, il busto rimane rivolto in avanti e anche in questo caso cerco sempre un'ampiezza progressiva. Cerco di mantenere lo sguardo in avanti e di portare il ginocchio verso l'esterno. Portiamo il braccio in alto e incrociamo gomito e ginocchio opposto, butta fuori l'aria al centro, ricorda di mantenere più alto possibile il braccio opposto e di incrociare a livello dell'ombelico. Ancora un movimento, partiamo con la corsetta sul posto. Cerco di portare in alto i talloni, accompagno il movimento delle braccia e cerco progressivamente di aumentare l'intensità. Ripeteremo tutti gli esercizi che avete appena visto per un nuovo giro di riscaldamento. Okay. Riportiamo gambe, i piedi sotto le anche e iniziamo con il movimento delle spalle. 30 secondi, inspira ed espira scendendo. Libera bene le spalle, ci serviranno poi per gli esercizi successivi. Chiudere bene al centro, toccare con il gomito il ginocchio e di mantenere il braccio opposto in alto. E andiamo di corsetta, cerca di accelerare il ritmo.
ritmo. Va bene così. Aumenta il ritmo, fai salire il battito. L'ultima chance. Poi inizia il vero allenamento. Questo era solo il riscaldamento. Ancora qualche secondo. Ok. Allora, vi ripeto brevemente la sequenza. Avremo gli affondi, piegamenti sulle braccia, lo squat ed il plank. Vi ricordo due intensità. La prima, alta intensità. La seconda, a bassa intensità. Quindi ci prepariamo per gli affondi. Un bel passo in avanti, braccio opposto, più rapidi possibili. Sguardo sempre in avanti, braccio e gamba opposta. Cerca di formare due angoli di 90 gradi con le ginocchia. Ok, piegamenti sulle braccia. Ci mettiamo in posizione, risucchio bene l'ombelico, mani sotto le spalle. Andiamo. Rapidi. Inspiro scendendo, fuori l'aria salendo. Mantengo il busto dritto. Più veloce possibile. Ok. Recupero. E andiamo con lo squat. Per l'alta intensità faremo un piccolo saltello, quindi squat jump. Ammortizzo bene la caduta, senti che sale il battito, spingi bene su tutto il piede, rapidi, rapidi. Ok, recupera, andiamo con il plank. Per l'alta intensità aggiungiamo l'arco chiuso contemporaneo delle gambe. Bene in posizione, risucchio l'ombelico. Andiamo. Rapidi. Apro chiudo. Mantengo il busto dritto. Intensità, affondo, scendo, salgo, ritorno, cambio gamba, respira, inspiro scendendo, fuori l'aria salendo. Ok, piegamenti, se per fare con le ginocchia piegate, scendo e salgo, chiudo bene dietro le scapole, risucchio bene l'ombelico verso la colonna, tengo stretti i glutei, ok, andiamo con lo squat, questa volta senza saltello, mettiamo mani avanti, scendo e salgo. Le ginocchia non superano le punte dei piedi. Cerco di tenere chiuse le scapole. Lo sguardo è un metro davanti a me. Ok, ci manca il plank. Andiamo a terra. Prendiamo bene la posizione. Chiudi i glutei, spingi l'ombelico verso la colonna e mantieni bene la posizione. Ricordati di respirare normalmente. Ok. Come avete visto, sono bastati esattamente 4 minuti di alta intensità per allenarci. Vi consiglio di farlo, se volete, tutti i giorni,
accompagnato magari da una camminata defaticante alla fine. Grazie per essere stati con me e buone vacanze!